Ragazzi, sono tornata con un nuovo video e come potete leggere dal titolo, questo è un video haul, questa volta di Primark. Sì, lo so, vi sto pubblicando e registrando nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, solamente video haul ed è un problema, cioè il problema più che altro è che se io vi pubblico e vi registro questi video haul significa che io sto spendendo tanti soldi e questo non va bene. Però è una tipologia di video che mi piace tantissimo girare, mi piace tantissimo guardare anche su YouTube e quindi dai, mi consolo dicendomi questa scusa. Comunque, innanzitutto mi scuso per le mie condizioni perché sto registrando questo video domenica 1 agosto alle 9:50 praticamente di sera, non so se riuscite a vedere, e io oggi sono andata a Verona e sono tornata da una mezz'oretta a casa, il tempo di mangiare e rilassarmi un attimo. Appunto, ho fatto oggi questi acquisti e ho detto appena torno a casa mi metto a registrare, così tolgo tutto dalle sporte, metto tutto in ordine, anche perché è una cosa che ho voglia di fare. Sono un po' stanca, però fa lo stesso, sono comunque emozionata nel farvi vedere le cose che ho acquistato. Se non lo sapete, nella mia città Primark non c'è purtroppo, spero che arrivi il prima possibile. E appunto oggi con Luca, il mio ragazzo, abbiamo fatto una giornata a Verona e ho preso l'occasione per andare da Primark. Io direi di iniziare subito, così prima finisco, prima mi vado a letto. E come potete vedere ho ben due sporte grandissime e ho speso abbastanza, perché se non mi sbaglio, se ora trovo lo scontrino, che non so in quale delle due sporte è, anche se l'avevo visto prima. Ok, l'ho trovato, è uno scontrino bello lungo e ho speso 187,15 centesimi, praticamente 200, quasi 200 euro da Primark. Se ve lo siete perso, io sono andata per la prima volta a Verona e per la prima volta al Primark di Verona 2 anni fa, nel 2019. Se ve lo siete perso ve lo lascio lì, perché anche lì ho speso sui 130 euro. Intanto qui c'è Aiden, ormai è quasi presente sempre nei miei video. Appunto, vedete le cose che ho acquistato, so che sono passati 2 anni, però devo dire che alcune cose le ho trovate ancora oggi e mi sono stupita. Comunque, bando alle ciance, iniziamo subito. Non so da dove iniziare, quindi pescherò a random. La prima cosa che vi faccio vedere è questo tappeto che è costato 7 euro ed è quello che praticamente mettete fuori dalla doccia appena uscite dalla doccia. Ci serviva, l'abbiamo visto, l'abbiamo preso di questo colore grigio scuro e niente, un semplicissimo tappeto. Poi abbiamo preso questo asciugamano, tanto Aiden curioso, questo asciugamano per le mani, così, 100% cotone, devo dire che è molto morbido per essere di Primark comunque, e questo qui è costato 5 euro e l'abbiamo voluto prendere di questo color giallo ocra, molto carino e ci è piaciuto, quindi l'abbiamo preso, cose anche un po' utili. Poi cerco magari di lasciarvi per ultime le cose più carine. Abbiamo comprato due federe per dei cuscini piccoli, mettere ad esempio sopra il letto, sopra i cuscini in cui si dorme o sopra al divano, comunque i cuscini d'arredamento praticamente. Sono costati l'uno 3,50 euro, quindi 3,50 euro e 3,50 euro, e li abbiamo presi di questo colore bellissimo, praticamente un terra bruciata. Poi ho acquistato, ovviamente quando si va da Primark, i calzetti sono all'ordine del giorno, e ho acquistato un paio di calzetti da 3 euro da 7 paia, cioè un paio di calzetti da 7 euro, vabbè, volevo dire un pacco di calzetti da 7 paia a 3 euro, questi qui che arrivano corti alla caviglia, bianchi, classicissimi. E poi sempre un pacco da 7 paia da 3,50 euro, così sempre corti alla caviglia, però questi un pochino più carini, hanno le colorazioni del beige, del nude praticamente. Poi direi che da questa sporta la prendiamo dopo, perché ci sono delle cose un po' più carine, succulente, e passiamo a quest'altra. Allora, in questa sporta abbiamo preso un altro pacco da 7 paia di calzetti, questa volta nero, da 3 euro.
Questo sì, lo so, in piena estate con 40 gradi all'ombra, vedere questa cosa invernale e toccarla in questo momento mi viene male. Però abbiamo preso un plaid per l'inverno, noi ne abbiamo già uno di Primark e ci troviamo benissimo perché è morbidissimo, tiene caldissimo, e abbiamo preso l'occasione per prenderne un altro già che c'eravamo, essendo che non andiamo quasi mai da Primark. E questo qui è costato 16 euro di questo grigio chiaro molto molto bello. Poi altro pacco di calzetti, questa volta grigi, 5 paia di calzetti trainer, quindi per lo sport diciamo così, a 2,50 euro. Poi abbiamo preso altre federe per il cuscino, queste però quelle proprio grandi, classiche per il cuscino da dormire, di questo color petrolio bellissimo, bellissimo, adoro, a 4 euro. Poi ho preso questa cosa qui per me, un po' particolare, praticamente è una borraccia. Io faccio fatica a bere, soprattutto in estate, lo so, è difficile da dire, però in generale faccio fatica a bere, e ora con il lavoro faccio ancora più fatica. Durante il lavoro, essendo che faccio un lavoro molto movimentato, molto frettoloso diciamo così, faccio fatica a fermarmi un attimo e a bere, e quindi Luca mi ha detto: ti devi prendere questa, così anche quando esci dal lavoro tu bevi e sai che devi bere almeno questa bottiglia al giorno, perché questa contiene 2,2 litri. Questa qui è costata 5,50, quindi già domani che vado al lavoro la proverò. Poi, altro pacco di calzetti neri da 7 paia, 3 euro. Poi abbiamo preso due cuscini 45x45 da mettere all'interno di queste federe, e sono costati 2 euro l'uno, quindi 1 e 2. Abbiamo preso per 10 euro due cuscini classici per dormire, questi qui così grandi, e non so, non li abbiamo mai provati, fatemi sapere come vi trovate, se voi li avete mai presi. Poi abbiamo preso un altro, sempre plaid, più coperta, un pochino più leggera a confronto all'altra, sempre di questo grigio bellissimo con le frange, e questo qui è costato 11 euro. Poi io ho preso queste due cose, poi queste qui lascio per ultime, che sono le cose più belle diciamo secondo me. Ho preso questo pigiama di Topolino, pensavo ci fosse Minnie. Questo qui l'ho pagato 8 euro e è praticamente così, non è spezzato, lo comprate insieme, e c'è questa canottiera di Topolino grigio e questi shorts, questi pantaloncini, ovviamente pigiama per stare in casa, rosa. Io in realtà volevo solo i pantaloni, ma ho visto che li vendevano insieme, allora ho detto chi se ne frega, li prendo. E invece ho preso solo la parte sotto, anche perché la parte sopra non l'ho trovata, poi eravamo stanchi perché da Primark ci siamo andati dopo essere stati tutto il giorno in giro a Verona, quindi sulle 5, 5 e mezza, da stamattina alle 7 che siamo partiti, e quindi ho fatto molto selezione visiva, quello mi potrebbe piacere, quello no, non ho provato niente, e ho acquistato questo pantaloncino sempre da stare in casa da pigiama, simil seta, simil raso, che vanno molto anche, e niente, questo qui, e questo l'ho pagato 5 euro, che non vedrete mai dal di lì. Ho acquistato, vabbè, ovviamente quando si va da Primark, dischetti a quantità industriale, dischetti di cotone. Ho preso 3 pacchi da 120 dischetti a 75 centesimi, quelli classici piccoli, e ho preso invece 2 pacchi da 100 dischetti, quelli grandi, ovali, a 2 euro l'una, cioè 2 euro l'uno. Poi ho acquistato
trovato questa fascia a 3 euro, quelle che le puoi usare in più modi. Io la volevo provare per usare attorno ai capelli, magari, o legarli proprio con questa, oppure farmi la coda o lo chignon e poi mettermi questa. Non so se mi piacerà, non so se sarò capace a metterla, non so se mi starà bene, però per 3 euro ho detto proviamola. Un po' come andava di moda gli anni scorsi, in realtà. Ho voluto prendere degli scrunchie perché mi sto trovando bene con quello che ho, però devo dire che quelli che ho trovato non erano molto resistenti, a mio parere, e io ho tanti capelli ricci, quindi ho bisogno di un tipo di elastico che tenga e che stringa. E tra tutti quelli che ho visto e ho provato a far così, praticamente a vedere un po' l'elastico come fosse, gli unici che ho detto, beh, forse potrebbero servirmi, sono stati questi. Li ho pagati 2 euro e sono dei colori bellissimi, perché abbiamo questa fantasia verde tipo con le foglie, questa qui rosa fucsia e questa qui con dei fiori sul blu, verde, arancione, tutti e tre in tipo raso simile. Poi ho acquistato una candela, questa qui per 4 euro, ed è la sandalwood e tabacco. È molto speziata, non so se l'accenderò mai, perché il profumo sì, mi piace, però penso che sia molto importante per la casa, molto forte. Non so in realtà quanto profumino le candele di Primark, perché non le ho mai acquistate, però mi piaceva anche solamente come arredo. Poi altro pacchetto di calzetti a 3,50 euro, questa volta sul grigio, come quelli precedenti beige, hanno varie sfumature di grigio e varie trame. Poi ho acquistato un lenzuolo per il letto matrimoniale, ovviamente a 13 euro di cotone. Poi ho acquistato questi cestini, che sono 3, e sono costati 8 euro, sono intrecciati, non so come spiegarvi, e di questo grigio bellissimo, e praticamente dentro ce ne sono due, non so nemmeno come, ah no, perché sono legati, sì, volevo farvi vedere, ma sono legati. Praticamente sono questi 3 cestini, questo più grande che vedete all'esterno, e poi ne abbiamo 2 rettangolari così piccoli, penso che così forse lo capite meglio, ok? Fatti così, da mettere appunto in casa, non so ancora cosa ci metteremo dentro, però qualcosa troveremo sicuramente. Poi arriviamo alle cose un pochino più succulente. Allora, vabbè, un'altra candela, anche questa è Cedarwood, Cedarwood e Vanilla. Questa molto più, non buona, però meno intensa dell'altra. Questa è costata 2,50 euro. Poi stiamo arrivando alla fine. Ho acquistato 2 paia di ciabatte. Che ciao! Sì, lo so, siamo ormai a fine estate, però io me ne sono innamorata. Allora, primo paio, Winnie Pooh. Innamorata, innamorata persa. Quindi sono queste ciabattine qui, carinissime, mi sono piaciute tantissimo. Io quando vedo queste cose un po' della Disney vado fuori di testa, e le ho pagate 3 euro, quindi ho detto non potevo lasciarle lì, e già che c'ero e non costavano un rene e mezzo, anche se da Primark non c'è niente che costi un rene e mezzo, ho preso loro altre ciabatte, questa volta di Minnie, bellissimo il fiocchettino qui, e niente, semplicissime ciabattine. Queste qui invece le ho pagate 4 euro, bellissime, spero che siano anche comode in realtà, però vedremo, bellissime. Poi ho acquistato questo lavapennelli, un'imitazione di quelli che ci sono in commercio, tipo Sigma, queste cose qui, non li ho mai avuti, vedo che molti si trovano bene, sono sempre stata curiosa di provarli, l'ho trovato per la prima volta, l'ho preso. Questo qui ha 3 euro, poi vi farò sapere come mi sono trovata. Poi ho preso delle salviette, queste qui a 1,50 euro, 2 pacchi, o un pacco, non so, un pacco unico composto da 2 pacchetti, vabbè,
quindi 1,50 euro. Queste qui è It's Oil Good. Ho acquistato una quantità industriale di maschere, cioè, e ce ne dovrebbero essere ancora, esattamente. Tanto, prima sporta la possiamo mettere per terra. Devo dire che come maschere sono rimasta un po' delusa, perché nel 2019, quando sono andata, ne avevo trovate di più. Invece questa volta ne ho trovate poche. Lo stand era molto più piccolo e anche alcune parti dello stand erano completamente vuote. E ho acquistato quasi due di ogni tipo di maschera, visto che non ci vado mai, e devo dire che quelle che avevo preso 2 anni fa mi ero trovata molto bene, ho deciso di riacquistarle. Allora, ho acquistato i patch occhi idratanti e rivitalizzanti della linea, diciamo così, Prep più Perfect, quindi questi qua, e ne ho presi, questo vi faccio vedere, ne ho presi due esattamente a 1,50 euro l'uno, quindi costando così poco ho detto prendo tutto. Ho acquistato due maschere purificanti, esfoliante e detossificante, queste qui, a 1 euro l'uno. Ho acquistato, ve le faccio vedere sempre doppie, questa crema idratante alla rosa a 90 centesimi, quindi capite voi. Poi ho acquistato due maschere rivitalizzanti al cetriolo, queste due, sempre 90 centesimi l'una. No, vabbè, mi sono accorta ora che ho preso 4 pacchi uguali della stessa cosa, pensando di prenderne due di un tipo e due di un altro. Invece no. Benissimo. Vabbè, ok. Avrò patch occhi a vita. Ho preso dei patch occhi alla vitamina E, Soothing, non so cosa significa in realtà, e ne ho presi 4 per sbaglio a 1,50 euro l'uno. Ho preso due maschere idratanti al cocco a 90 centesimi l'una. Luca ha voluto prendere questa qui con olio d'oliva e vitamina E, 1 euro, questa qui. E poi ho acquistato, questa volta di mia spontanea volontà, 3 maschere idratanti, sempre della gamma, non mi viene il termine giusto, Prep più Perfect, a 90 centesimi, che sono queste qui. Arriviamo alla fine con 2 pezzi importanti, diciamo così, e devo dire che non si può andare da Primark un po' come non si può andare da Primark senza comprare dischetti e calzetti, non si può andare da e maschere anche in realtà. Non si può andare da Primark senza acquistare per la propria makeup collection. E infatti ho acquistato 2 cosine che cercavo e volevo da una vita. La cosa che vi faccio vedere è questo contenitore a 7 euro e ho visto dai video che entra perfettamente nei cassetti Alex. È questo qui classico in... non penso sia acrilico questo, però vabbè, in acrilico quel che è. È una sezione unica con vari scompartimenti però attaccati. E ultimo, ma non per importanza, anzi... questo lo cercavo da anni, ma da anni, anni, anni e anni, ragazze. Lui, ovvero il portapalette, diciamo così. E questo qui l'ho pagato 6 euro e non so se mi troverò bene, se mi troverò male, perché questo è sempre in acrilico, diciamo così, in plastica, quello che è, ripeto. Questo qui sarebbe da mettere fuori nella propria makeup collection in vista con le palette, e così facendo le palette prendono polvere, quindi non so esattamente quanto possa essere utile, cioè se metterci magari le palette che potrei utilizzare un po' di più o quelle un pochino più belle da mostrare, anche perché non truccandomi tutti i giorni prenderanno un po' di polvere, quindi adesso devo capire bene. Mi piacerebbe inserire questo tipo di organizzatore all'interno dell'Alex per poi inserire all'interno le palette, però dovrei spostare tutte le palette nei cassetti bassi, quelli più grandi, più alti. In realtà non so nemmeno se ci starebbero, cioè le palette piccole sì, quindi boh, adesso vedremo insomma. Comunque contentissima di aver acquistato anche lui. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia, ripeto, scusatemi per le mie condizioni, so che non è
bellissimo, non è il massimo vedere una persona stanca dall'altra parte. Fatemi sapere qui sotto se le cose che vi ho fatto vedere voi le avete o non le avete, come vi siete trovati, eccetera eccetera. Io vi mando un grande grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!